Di San Giovanni, notte magica per eccellenza, in cui tutto potrà accadere. La notte appena trascorsa è la notte di San Giovanni. Sin dall'età precristiana questa notte, solstizio d'estate, era considerata sacra. Il sole entra nella costellazione del Cancro, simbolo delle acque, e dominato dalla luna, dando origine all'unione delle polarità opposte che si incontrano. È la notte in cui si esprimono i desideri. Più intensi e puri saranno, per quanto improbabili, e più avranno possibilità di realizzarsi. Qui siamo nel Tarantino, alla masseria Leucaspide di Massafra. È qui che l'Associazione Terra delle Gravine ha voluto concludere le iniziative stagionali in questa notte magica. In questa masseria, simbolo dell'epoca in cui la borghesia agraria aveva il predominio economico, sociale e politico a cavallo tra 800 e 900. Sotto un beneaugurante e romantico cielo stellato, il momento centrale è stato uno spettacolo teatrale ambientato proprio in quell'epoca, che narra di un massaro rampante e di un rivoltoso grottagliese antibaronale. Due personaggi diversi, anzi opposti, come tutto è opposto nella notte di San Giovanni, i cui destini però si incrociano in tre circostanze cruciali, quando per tre volte il rivoltoso salva la vita al massaro. E dopo la teatrale conferma che tutto il contrario di tutto è possibile nella notte magica di San Giovanni, un brindisi ed un assaggio di prodotti tipici, che sono una certezza, questi sì, nella masseria Leucaspide.